Base di riposo Isaac di Bassano prosegue l'esternalizzazione del personale, non mancano dubbi e perplessità. Dopo la segnalazione a Rete Veneta risponde l'assessore Viero, garantiti provvedimenti per il decoro urbano. Cittadini preoccupati per le crescenti azioni di microcriminalità, il comune si muove, il malessere non si placa. A Fara Vicentino incendio distrugge completamente casa colonica, pompieri impegnati per ore, nessun ferito. Serata speciale, dalle 21.15 ospite del direttore, il governatore Zaia e dal Goldoni un dibattito sulla separazione Venezia Mestre. TG Bassano, una buona serata a tutti voi telespettatori in apertura, lo avete sentito dai titoli, ci occupiamo del processo di esternalizzazione del personale da inserire all'interno delle case di riposo Isaac di Bassano, un processo che sta sollevando però parecchie perplessità e dubbi. Prosegue l'opera di esternalizzazione delle figure professionali da inserire nelle case di riposo Isaac di Bassano. Ultime due mosse che portano la firma della direttrice Chiara Tracanzan, la proroga a una ditta di Milano del servizio di personale a tempo determinato, con profilo di operatore sociosanitario, gli OS per capirci, dal 1 novembre al 30 aprile 2020 per una spesa di 61.000 euro e l'affidamento del servizio di consulenza sistemistica dell'Isaac dal prossimo 1 dicembre al 30 novembre 2020. Per un importo di 5.200 euro che andranno a un'azienda di San Martino di Lupari. Quelli che balzano agli occhi in realtà sono quei 61.000 euro decisi così, per 6 mesi di attività, per una figura di operatore all'interno di una struttura che si trova a gestire una delle fasce più fragili della popolazione e per cui dovrebbero essere impegnate persone che ben conoscono la situazione della casa di riposo. Qui si parla invece di lavoro interinale, senza capire il grado di professionalità, alla cieca insomma. Ma allora, invece di spendere oltre 60.000 euro per 6 mesi per persone completamente estranee, perché non assumere personale che si trovi a diventare parte integrante della stessa struttura? Se si pensa al bene degli anziani ospiti, bisognerebbe pensare a garantire loro un servizio eccellente. Già a suo tempo la referente della UIL aveva avanzato molte perplessità sull'esternalizzazione dei servizi. È importante che in questa fase noi manteniamo un equilibrio su quelli che sono i livelli assistenziali che finora i dipendenti hanno garantito. Gli enti pubblici decidono di delegare i rapporti di lavoro e servizio a ditte esterne, privandosi però di un bene importante, che cioè quello di avere una propria organizzazione interna, dei propri dipendenti che rispondono specificatamente a una direzione, a un'amministrazione che è quella dell'ente IPAB in questo caso. Ecco, insomma, invece di creare un gruppo, la direttrice guarda oltre, a una ditta di Milano addirittura. E il neonominato presidente del CDA che posizione prende? Visto che si parla del bene degli anziani, poi, in una struttura cittadina, non dovrebbe far sentire la sua voce anche la prima cittadina di Bassano, Elena Pavan, e garantire per il benessere di queste persone fragili? La nostra rubrica Io chiamo Rete Veneta qualche giorno fa, lo ricorderete, ci eravamo occupati di una situazione di degrado che interessava tutta l'area dell'ex edificio Bozzola. Bene, noi abbiamo girato la questione all'assessore Andrea Viero. Degrado, ratti enormi, movimenti sospetti, questo è quanto ci hanno raccontato i residenti di via Piccini, zona non così lontana dal centro di Bassano, accanto a un asilo al distretto igiene dell'USL 7. È il complesso ex Bozzola, un tempo con appartamenti stupendi, ora in degrado. A chiamare Rete Veneta era stata una telespettatrice, Michela Toffano, che a nome anche dei suoi vicini di casa chiedeva alla pubblica amministrazione di occuparsi del caso. Rete Veneta non ha perso tempo e ha subito chiamato l'assessore competente Andrea Viero, che ha risposto alle nostre domande. Ex Bozzola è una situazione nota agli uffici ormai dal 2017. In questi anni già 3 interventi sono stati eseguiti di pulizia e bonifica dell'area. Ma non è sufficiente, il problema rimane. Diciamo che entro il 15 novembre il proprietario dell'area avrebbe già dovuto provvedere alla pulizia. Il tempo sicuramente non ha aiutato l'esecuzione dei lavori. In questo momento gli uffici stanno lavorando per emettere un'ordinanza per indecorosità. Un'ordinanza quindi sollecitata grazie all'intervento di Rete Veneta. Viene sollecitata la pulizia dell'area e il ripristino di uno stato consono dei luoghi. Per quanto concerne i topi, provvederemo a mettere delle esche in maniera tale da eliminare il problema. Ma i problemi all'ex Bozzola non finiscono. Oltre ai ratti, pare vi siano movimenti sospetti all'interno dell'edificio con tapparelle alzate e poi riabbassate. Io ho avuto modo di confrontarmi con l'assessore Tamara Bizzotto, la quale ha già provveduto a contattare i vigili che provvederanno a fare delle verifiche.
Noi di Rete Veneta ci saremo, vigileremo affinché il problema di degrado dell'ex bozzola sia risolto. Una volta per tutte Bassano possa tornare a splendere in tutta la sua bellezza. Ondata di furti, truffe e quant'altro che sta preoccupando pesantemente i residenti di Bassano, i cittadini. La percezione di sicurezza è praticamente scarsa. Il comune è vero che si sta muovendo, come ci ha dichiarato la stessa assessora alla sicurezza Tamara Bizzotto. I tempi sono cambiati, è vero, ma sempre più i telespettatori ci trasmettono quella che è una forte preoccupazione per l'insicurezza in città e timore causa furti e truffe continue. Ci siamo chiesti quali siano le misure adottate dalla pubblica amministrazione per garantire maggior sicurezza. Già da diverso tempo abbiamo instaurato un dialogo molto proficuo con le altre forze dell'ordine, che tra l'altro ringrazio. Anzi, in quest'ultimo periodo abbiamo intensificato questi incontri proprio in uno spirito di collaborazione che viene sempre più migliorato e intensificato. Il cittadino può fare molto, deve avere gli occhi aperti e deve monitorare uno con l'altro, diciamo, anche l'abitazione del proprio vicino di casa, perché è un aiuto reciproco. Quindi se si vede qualcosa di anomalo, di sospetto, non avere nessun timore. Chiamate le forze dell'ordine, chiamate il 112 e il 113. Troverete dall'altra parte una persona che vi ascolta e prende nota di quello che state dicendo. Può essere che non serva a nulla, ma può essere anche molto importante per sventare eventualmente dei reati. Il controllo di vicinato è assolutamente importante e tant'è che per la settimana prossima ho un incontro con tutti i presidenti di quartiere per fare il punto della situazione di questo progetto, che è partito qualche anno fa. Vogliamo appunto incentivarlo e andare in questa direzione, perché diciamo che è anche un principio di solidarietà, quindi essere attenti per se stessi ma anche per gli altri. In città abbiamo 47 telecamere tutte funzionanti, può esserci quella che in un momento magari particolare non funziona, però sono tutte, vi posso assicurare, funzionanti. Di queste 47 telecamere ben 29 hanno 4 ottiche, quindi hanno una visuale a 360 gradi. Il sistema funziona, abbiamo intenzione di ampliarlo, tant'è che sono già state ordinate un'altra ventina di telecamere. La percezione di instabilità tuttavia rimane, anzi alla luce dei fatti è aumentata. Bassano chiede maggior sicurezza. È stata approvata a Rossano Veneto in Consiglio Comunale con i soli voti della maggioranza, astenute Paola Ganassini e Chiara Bertonna della Lega, la convenzione tra comune e parrocchia per rifacimento e riqualificazione della piazza con nuovi spazi dedicati al sociale. E con il prossimo servizio andiamo invece a Rosà, perché è tutto pronto per la settimana della disabilità. Lo sport da martedì a venerdì, sabato teatro e domenica la musica. Non un singolo evento dunque, ma tutta una settimana di proposte a Rosà. Chiamate, in tutti si può fare tutto, per celebrare la giornata internazionale delle persone con disabilità, voluta dall'ONU fin dal 1981. Inclusione, solidarietà e il coinvolgimento di giovani, adulti, anziani e famiglie. E Rete Veneta è sempre al fianco dei disabili nelle loro battaglie. Ai sindaci del territorio, ai sindaci del bassanese, chiediamo di essere concreti, di passare dalle parole i fatti e di unirsi alle varie associazioni per ottenere fondi e dare segnali concreti, come ad esempio eliminare le barriere architettoniche delle nostre città. Basta volerlo. Tornando alla settimana di eventi, martedì il fischio d'inizio della prima edizione del quadrangolare di Baskin, dal nome significativo Lo Sport per Tutti. Nella palestra scolastica di Cusinati si affronteranno 4 squadre di Baskin, la disciplina che unisce disabili e normodotati, provenienti anche da Bassano e Isola Vicentina, finali in programma venerdì sera. L'importante è giocare tutti insieme, partecipare, anche se è un po' difficile dopo, quando giocando un po' qualche volta sì, ti arrabbi per via del punteggio qualche volta, ma dopo alla fine, quando la partita finisce, dopo ti accorgi che l'importante è giocare tutti insieme. Sabato invece alla palestra Balbi lo spettacolo teatrale Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare. Sul palco gli attori saranno una ventina di ragazzi dell'associazione Farcela di Castelfranco. Frutto della sinergia di tante realtà, di tante associazioni che come sempre sanno rispondere in maniera positiva alle nostre proposte, e vorremmo far uscire di casa tante famiglie e soprattutto non farle sentire soli, perché quando c'è il problema della disabilità sì, ci sono dei limiti, ma sappiamo che si possono affrontare e superare. Infine domenica spazio alla musica nella chiesa di San Pietro.
Le voci saranno quelle del gruppo Sunrise Vocal Project a favore degli ospiti dell'Istituto Palazzolo, con brani gospel ma anche canzoni conosciute arrangiate in modo originale. E torna alla TV dei ragazzi, realizzato in collaborazione con la Fondazione Pirani Cremona. Le immagini. Ciao a tutti, rieccoci con una nuova edizione della TV dei ragazzi. Ci presentiamo Martina, Giovanni, Alberto, Elena, Larissa, Viviana, Isabella, Carlo Alberto, Elia, Elena. Frequentiamo le scuole medie superiori di Bassano del Grappa. Il nostro obiettivo è quello di portarvi all'interno delle scuole e mettervi al corrente delle interessanti iniziative che periodicamente vengono proposte. Io vorrei che la TV dei ragazzi approfondisse l'argomento cinema. Parlasse del ponte di Bassano. Parlasse dello sport locale. Io vorrei che la TV dei ragazzi parlasse degli animali, perché a me piacciono molto e sono anche carini. Parlasse dell'ambiente. Che approfondisse il rapporto con i compagni, cioè vedere, cercare di capire anche un po' cosa succede all'interno della classe, le prese in giro che non sono molto... cioè possono offendere uno anche se non sembra. Parlasse di giochi di guerra, che i genitori devono stare attenti a cosa comprano come videogiochi. Io vorrei tanto che la TV dei ragazzi quest'anno parlasse della danza, in particolare danza moderna. Parlasse della musica che piacciono ai ragazzi. Ci piacerebbe affrontare anche argomenti vicini ai ragazzi. A riguardo vi esortiamo a collaborare inviandoci le vostre proposte al numero che vedrete in sovraimpressione, anche come messaggio WhatsApp. Il nostro indirizzo email è tvderagazzi@gmail.com. Vi aspettiamo numerosi! Insomma, come sempre si preannuncia un appuntamento da non perdere assolutamente. Avete sentito tra l'altro quante sono le proposte che hanno lanciato i nostri giovani giornalisti e i loro compagni. E adesso andiamo a Fara Vicentino con un incendio che ha distrutto completamente una casa colonica. Fara Vicentino, in fiamme in mattinata una casa rurale in Via Reale, completamente distrutta l'abitazione di due piani e sottotetto con i solai in legno, che si trova a poche decine di metri dall'ingresso della Villa Palladiana, godi malinverni. Il rogo ha devastato l'edificio, di cui sono rimasti soli muri perimetrali. Nessuno fortunatamente è rimasto ferito. I vigili del fuoco, arrivati da Schio e Vicenza con due autopompe, due autobotti, l'autoscala e 16 operatori, sono riusciti a circoscrivere l'incendio, evitando il coinvolgimento degli annessi di un'azienda agricola. Le cause del rogo sono in corso di valutazione. I pompieri hanno lavorato per ore per escludere eventuali focolai ancora presenti e mettere in sicurezza l'area. E a Pove del Grappa, dove un imbianchino è finito nei guai. Pove del Grappa deve rispondere di atti osceni. Un imbianchino bassanese di 37 anni che ha compiuto gesti di autoerotismo mentre stava dipingendo un'abitazione, facendo pesanti e continui avanza a una donna che vive con la figlia nell'appartamento di rimpetto. Avendo ricevuto un netto rifiuto da lei, ha pensato bene di mostrarsi in atti inequivocabili, lasciando la porta aperta del locale dove stava lavorando per essere ben visibile. Scattata immediatamente la chiamata al 113 e ora gli agenti del commissariato stanno svolgendo le indagini del caso. E in Altopiano nasce la locale sezione di Legambiente. È ufficiale la nascita di un circolo Legambiente, la cui denominazione è Circolo Legambiente Altopiano Sette Comuni. Dopo 4 anni di gestazione in grembo alla Schio Valleogra, in Altopiano c'è finalmente un'associazione ambientalistica che si occupa specificatamente delle tematiche locali, in primis Vaia. Molte le iniziative in programma. I componenti del direttivo del Circolo Altopiano Sette Comuni sono il presidente Giuseppina Rigoni, il suo vice Corrado Corradin e il segretario Lino Zilio. Lunedì prossimo, il 25 novembre, la giornata internazionale contro la violenza di genere, in particolare contro la violenza sulle donne, allora a Solagna con una serata a tema.
Solagna, vuoto d'amore, in occasione della giornata contro la violenza sulle donne che si celebra il 25 novembre, proprio lunedì prossimo al Cinema Teatro Valbrenta si terrà una serata promossa dal canzoniere letterario con le poesie della grande Alda Merini e musica d'autore. Tra gli ospiti l'assessora regionale alla sanità Manuela Lanzarin, la responsabile del consultorio famiglia, la dottoressa Simonetta Marinangeli, la presidentessa dell'associazione Questa Città Maria Pia Mainardi, il sindaco Bertoncello ed esponenti delle forze dell'ordine. Ordine si inizia alle 20:30. Domani le partite del pallone di calcio dilettantistico di casa. Dopo la sosta a causa maltempo, tornano a riempirsi gli stadi e i campi della provincia. In Serie D il Cartigliano ospita il Vigasio. Obiettivo per gli uomini di mister Ferronato: fare punti per mettere in cascina Fieno in vista delle possibili rigidità dell'inverno calcistico. La capolista Campodarsego va a difendere il primato a Chions, mentre la Luparense di mister Enrico Cunico cerca riscatto in trasferta contro il Villafranca. In promozione il match clou è senza dubbio Virtus Cornedo Bassano. Una vittoria dei giallorossi taglierebbe le gambe ai padroni di casa, terzi in graduatoria, e lancerebbe forse definitivamente il testa a testa fra i ragazzi di Checomaino e lo Schio. E solo ferita è stata salvata in extremis una donna che è finita sotto un treno che stava partendo dalla stazione ferroviaria di Campo San Piero. Tragedia sfiorata giovedì sera alla stazione di Campo San Piero. Una donna di Trebaseleghe, sulla cinquantina, è stata investita da un treno appena partito dallo scalo. La donna è rimasta incastrata sotto il treno che viaggiava a bassa velocità. L'hanno estratta gli agenti della Polfer e i vigili del fuoco che l'hanno affidata ai sanitari del 118. Erano circa le 19:30. Pare che poco prima la donna avesse lasciato l'auto nei pressi dei binari e ha attraversato lo scambio merci proprio mentre passava il treno per Padova. Il macchinista, appena l'ha vista, ha frenato. Non è esclusa nessuna ipotesi su quanto successo. La ferita è stata ricoverata all'ospedale di Campo San Piero in condizioni non gravi. La linea ferroviaria è rimasta interamente bloccata per quasi un'ora e mezzo. E prima dei saluti diamo uno sguardo ai nostri programmi. Questa sera non perdete lo speciale Focus. Ospite del nostro direttore sarà niente meno che il governatore del Veneto, Luca Zaia. Tutto questo a partire dalle 21:15, mentre alle 22:15 dal Teatro Goldoni di Venezia il dibattito sul referendum regionale consultivo del prossimo 1° dicembre relativo alla suddivisione del comune di Venezia nei due comuni autonomi di Venezia e di Mestre. Di conseguenza due appuntamenti alle 21:15 e alle 22:15 questa sera da non perdere. E domani, domenica, come sempre alle 10, la Santa Messa dal Santuario di Motta di Livenza. Questo per noi è davvero tutto, grazie per essere stati in nostra compagnia. A tutti voi una buona serata e un buon fine settimana. Arrivederci.